Ciao a tutti e ben ritrovati su Angela Via Trucco. Oggi risponderò alle vostre domande sui capelli. Siamo al quinto appuntamento con questa rubrica e sono davvero entusiasta che stia continuando e che vi stia tanto piacendo. E tantissimo mi piace il fatto che anche voi avete la possibilità di interagire con me facendomi le vostre domande. Se avete ulteriori domande alle quali non ho risposto, dei dubbi, delle perplessità riguardo come trattare i vostri capelli o magari delle curiosità riguardanti i miei capelli, scrivetemi nei commenti qui sotto quello che volete. Potete anche inviarmi un'email a trucchiangela@gmail.com o scrivermi anche su Facebook o su Instagram. Io prenderò nota delle vostre domande e vi risponderò via via quando le avrò accumulate abbastanza da poter fare il video. Iniziamo con Rosemary Calabrese. Amo i tuoi capelli, anch'io ho i capelli mossi, ma ho scoperto da poco di averli, quindi non so come trattarli bene, poiché dopo anni di piastra il mio mosso è molto delicato, non posso pettinarli, ma se non li pettino si vede che sono molto crespi e spettinati, facendomi risultare sciatta. Hai qualche consiglio per una neo mossa? Spero potrai darmi una mano, non so più che capello prendere. Dunque, anche io ho scoperto di essere mossa 10 anni fa, quando ho abbracciato il biologico e ho cominciato a non utilizzare più la piastra, a non utilizzare più sostanze chimiche che aggredissero i miei capelli, e lì per lì ero sconvolta, non sapevo proprio veramente che capello prendere. Li spazzolavo subito dopo lo shampoo e mi ritrovavo con i capelli tipo quelli di un barboncino, il pelo di un barboncino, tutti che svolazzavano quella. I capelli mossi non vanno spazzolati dopo lo shampoo, semmai devi farlo prima, è una cosa che ti raccomando di asciugarli sempre con il diffusore o utilizzando un casco o una cuffia, tipo quella che ho fatto vedere in un video precedente in cui appunto mostravo come asciugavo i capelli con questa strana cuffia. In questo modo i capelli tendono ad abbracciarsi meglio e non scomporsi quella, perché se li asciughi con il phon così al volo ti vengono abbastanza svolazzanti. Per mitigare questo aspetto svolazzante e renderli più compatti, ti consiglio l'utilizzo del diffusore, mantenendo sempre il phon ad adeguata temperatura, magari una media temperatura, per non bruciare i tuoi capelli, e alla massima distanza possibile, sempre per non rovinare e bruciare i tuoi capelli. Puoi utilizzare anche un prodotto per lo styling prima di asciugarli, quali ad esempio il gel semi di lino, il gel d'aloe vera o il gel all'amido. In questo modo potrai ottenere un effetto molto più compatto dei tuoi mossi, quindi non spazzolare i capelli dopo lo shampoo, ma prima di lavare i tuoi capelli o magari mentre sono bagnati con una spazzola adeguata che non spezzi i capelli, che sia adatta per poter spazzolare i capelli da bagnati. Ci sono le Tangle Teaser, quelle Splash, mi pare che si chiamino così, non ne sono sicura, comunque sono indicate proprio per spazzolare i capelli da bagnati. Bio Natura. Cara Angela, ho delle domande da farti. Con quale delle tue erbette per capelli ti trovi meglio? Sapresti consigliarmi uno shampoo delicato per capelli chiari e secchi? Quando ero piccolina avevo i capelli riccioletti sulle lunghezze, ma purtroppo a causa di prodotti siliconici, crema eccetera, si erano allisciati molto. Adesso sono passata al bio e ho notato che i miei capelli hanno iniziato a riprendere forma. Secondo te con il tempo riuscirò più o meno a riprendere i miei boccoletti? Grazie mille Angela, un bacio Manu. Intanto un bacio a te Manu. Io personalmente ti consiglio lo shampoo Schutz alla camomilla, lo trovi nei supermercati, è un buon inci, è proprio adatto per i capelli chiari. Poi mi hai chiesto quali delle mie erbette mi trovo meglio. Al momento non ho provato tutto quello che ho, però ti devo dire che l'erbetta che adoro di più è la rosolia. L'enne rosso. Quando faccio l'enne rosso e subito dopo asciugo i capelli, me li sento così celestiali, straordinari, principeschi. Non ve lo so spiegare esattamente come mi sento quando faccio l'enne. Quella è l'erbetta che mi piace di più, anche se ne sto provando delle altre che sto amando per altri motivi. Tipo per esempio l'Amla mi fa i capelli di una morbidezza e di un volume
straordinario, ve ne ho parlato in un video precedente riguardante l'aula, appunto. Cara Angela, ho altre domande da farti. L'enne neutro da un chilo che hai acquistato per i tuoi capelli, ogni quanto fai un impacco con l'erbette? Ah no, non è l'enne neutro quello da un chilo che ho fatto vedere nel mega unboxing di Golden Store. Quell'enne è una lausonia, lausonia pura, e quindi enne rosso, tinge di rosso. E lo sto provando da due applicazioni, devo dire che è eccezionale. Svolge bene il suo compito ed è enne puro, ci sto trovando molto bene, non contiene nient'altro fortunatamente. È un enne di provenienza orientale, non è un enne che è stato etichettato, controllato in Italia, ma proviene dall'Oriente, è stato etichettato in Oriente. E mi ci trovo abbastanza bene perché è una polvere molto fine, facilmente solubile in acqua, si risciacqua con un'estrema facilità, non contiene sabbia, essendo un enne indicato per i tatuaggi. Quando gli enne sono indicati per i tatuaggi, di solito sono appunto molto sottili, non ci sono granuli, impurità all'interno. E poi rilascia il colore abbastanza bene, soddisfatta, inoltre è costato pochissimo. Gli impacchi con le erbette le faccio ogni volta che lavo i capelli, quando posso, però se non ho altro da fare. Se ho fretta non posso farlo perché richiede il tempo di posa. Considera che lavo i capelli una volta a settimana, quindi quasi una volta a settimana faccio l'impacco con le erbe. Luna piena, grazie per aver letto la mia domanda. Volevo chiederti se l'enne neutro bisogna metterlo anche sulla cute. Posso metterlo solo sulle lunghezze per rinforzarle? I tuoi capelli sono bellissimi. Grazie. Io ti consiglio di metterlo soprattutto sulla cute. Il motivo è semplice. I capelli traggono nutrimento dal bulbo pilifero. Se andiamo a nutrire la zona del bulbo pilifero, cioè la cute, andiamo a nutrire tutto il capello. Se nutriamo soltanto le lunghezze, sappiate che i capelli sono materia morta. Infatti quando li tagliamo non sentiamo dolore. Sono materia morta i capelli. Traggono nutrimento però dalla radice, dal bulbo pilifero, quindi considerate questo più o meno. Che quando nutriamo la cute andiamo a nutrire anche le lunghezze. Anche se comunque è consigliabile anche nutrire le lunghezze quando si può. Quindi fondamentalmente se fai un impacco su tutti i capelli è decisamente meglio. Valentina Zanetti, che ne pensi delle schiarature? Per te è vero che non rovinano i capelli come la tinta che li brucia? Allora, rispondo poco a poco a queste tue domande, sono diverse e sono anche degli argomenti piuttosto delicati. Ho fatto una ricerca per poterti dare una risposta che non sia la mia, nel senso che non è secondo me, ma è come la scienza dice, non come io dico, ok? Quindi, la decolorazione dei capelli è la conseguenza dell'ossidazione distruttiva della melanina, sia essa parziale o totale. Il processo ossidativo spezza in più punti la struttura polimerica del pigmento melanico, con formazione di gruppi carbossilici. I prodotti di polimerizzazione risultano solubili, sicché possono essere asportati tramite un semplice lavaggio. Va tenuto presente che il danno strutturale della decolorazione non si manifesta solo sulla melanina, ma anche sulla fibra cheratinica del capello, ed il danno è doppio quando all'azione dell'ossigeno nascente si aggiunge anche quella idrolitica dell'ammoniaca, aggiunta per liberare l'ossigeno dell'acqua ossigenata. Ne consegue che oltre al processo di schiaritura, il processo di decolorazione determina modifiche nelle proprietà strutturali ed elastiche del capello. Vengono intaccate le proprietà meccaniche, in particolar modo la resistenza alla trazione, ed il capello diventa più poroso fino a diventare stopposo. Allo stesso tempo però aumenta la capacità del capello decolorato di assumere sostanze cationiche, quindi se dopo la decolorazione si applica un balsamo dopo shampoo, questo avrà la possibilità di essere assorbito e trattenuto totalmente o quasi dal capello. In pratica i tuoi capelli diventano più porosi, però allo stesso tempo diventano
meno elastici, si spezzeranno più facilmente e più fragili, più deboli, ecco. Conseguentemente va intaccata quella che è la parte più esterna della struttura capillifera, cioè la corteccia. Quindi dimmi tu, se fa male oppure no? Io penso proprio che faccia abbastanza male ai capelli. Purtroppo sì, mi duole dirlo, perché possibilmente vuoi cambiare il colore dei capelli, li vorresti più chiari, però purtroppo è così. Cioè, la natura è natura. La piastra, che temperatura massima la consigli per non danneggiare il capello? Quante passate al massimo si possono fare? Per quanti secondi si può stare sul capello da piastrare? Per quanti giorni e settimana massimo si può fare? Non smettere di fare questi video. Continuerò a farli comunque, sì. Ebbene, devo darti un'altra brutta notizia. La piastra, a qualunque temperatura tu la metta, temperatura che sia efficace per poter lisciare il capello, brucia i capelli. Anche se tu la fai una volta all'anno, quella volta all'anno in cui la fai ti brucia i capelli. Purtroppo è così, non esistono delle piastre che non bruciano i capelli. Ne ho parlato tantissime volte anche in video passati. Purtroppo è così. L'elevata temperatura brucia, prova a metterci un dito e dimmi un po' se non te lo bruci. E quindi l'ideale è non utilizzare la piastra se vuoi dei capelli sani. Poi se sei una persona che li taglia spesso, puoi utilizzarla una volta ogni tanto. Ma sappi che i capelli si indeboliscono non soltanto sulle punte, ma anche sulla lunghezza, ecco. È così. Agnese Cicchi. Ciao Angela, volevo chiederti una cosa. È possibile fare l'ultimo risciacquo sui capelli con l'infuso di ibisco freddo invece che con la solita acqua e aceto di mele? Un bacio. Un bacio a te, Agnese. Sì, certo che puoi. Anzi, è consigliabile anche utilizzare ogni tanto qualche infuso al posto della solita acqua più aceto e limone. E gli infusi sono tendenzialmente acidi, quindi vai alla grande. Soprattutto per quello che riguarda l'infuso di ibisco, quello di carcadè sono molto più acidi rispetto agli altri infusi. Anche il tè verde, il tè nero, sono straordinari per gli ultimi risciacqui. E che devi perderci un po' più di tempo a prepararlo, tutto qui. Però poi i capelli amano gli infusi. La Sirenetta. Ciao Angela, adoro i tuoi video ASMR. Vorrei farti una domanda che non riguarda questo video. L'indigo è permanente come l'henné o va via con i lavaggi? Te lo chiedo perché uso l'henné da diversi anni e anche se mi piace il colore che ho ottenuto, per curiosità vorrei vedere come sto con i capelli neri. Parto da una base castano scuro con i riflessi rossi dell'henné, solo che ho paura che il risultato possa non piacermi, perciò mi chiedevo se andrà via. Grazie. Dunque, io ho notato che ho dei capelli rossi, però devo considerare il fatto che ultimamente, cioè intendo da un bel po' di mesi, faccio l'indigo soltanto sulle ricrescite. Quindi sicuramente quella zona, cioè quella della nuca dove ho questi due capelli rossi, non l'ho toccata proprio, quindi non c'è andato l'indigo. E posso confermarti che l'indigo, se fatto bene e se di un buon marchio, è permanente. Soprattutto su un capello che assorbe facilmente, che è piuttosto poroso. Non tutti reagiamo alla stessa maniera, non tutti abbiamo gli stessi capelli, quindi potrebbe andar via come anche no. Ho notato che se non lo faccio bene, cioè subito dopo aver fatto l'indigo, applico lo shampoo e lo lavo via, questo tenderà a schiarire nel corso dei giorni. Se invece io faccio l'indigo e non utilizzo lo shampoo, a maggior ragione se l'ho fatto su capelli appena lavati, questo rimane permanente. Infatti i capelli che vedo con la ricrescita per il resto sono perfettamente omogenei al resto della capigliatura, cioè castano scuro, tendenzialmente nero.
Se vuoi fare un test, ti consiglio di farlo non direttamente su tutti i tuoi capelli, ma su una ciocca di capelli che prendi dalla spazzola. Vedi un po' come reagiscono, se ti piace, e poi vai sui tuoi capelli. Perché a me personalmente l'indigo non scarica, non va via. Ed è una cosa straordinaria per chi vuole il capello scuro. Ma per te che sei indecisa, non è una cosa tanto buona, perché non puoi tornare poi indietro. Insomma, così. Ecco, questo è quanto io ho verificato. Io utilizzo l'indigo delle erbe di Janus. E mi ci sto trovando bene. È un buon indigo che rilascia bene il colore. In un'ora e mezza di posa fa tutto il suo dovere. Riesco a ottenere proprio il nero, senza aggiungerci nient'altro che indigo e acqua calda. A volte metto una puntina di sale, dicono che aiuta a fissare meglio il colore, ma non noto differenza riguardo. Con questo è tutto, ho risposto alle vostre ultime domande. Vi ricordo che se ne avete delle altre, scrivetemele nei commenti qui sotto, anche nei commenti degli altri video. Sì, io le leggo sempre le vostre domande e vi rispondo quanto meglio. Appena posso. Se non siete ancora iscritti al mio canale, fatelo immediatamente e attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui prossimi nuovi video. Ci vediamo alla prossima su Angela Biotrucco. Ciao!